stiamo per premiare il miglior spettacolo, quello che sarà protagonista della stagione estiva, una rassegna che ha grande successo da pochissimi anni sugli spalti del maschio ingegnere, che si intitola Ridere. Tutta la giuria tecnica qui sul palco, per favore, premiamo tutti insieme il miglior spettacolo. Tutti qua, siamo messi vicini, avete trovato anche Gaetano, la Benzo, Dario, siamo tutti. Foto di gruppo per la giuria tecnica, come se fossimo sulle scarpe, fate delle foto, per favore, che dobbiamo consegnare. Guarda, guarda che parte del guardo. Facciamo entrare intanto la pergamena del vincitore e il premio, per favore. Vi consegnerà ancora una volta la signora Ackerman. Vorrei farvi soffrire un quarto d'ora, 20 minuti, ma... Allora, premio, miglior spettacolo. Rassegna al teatro amatoriale, il teatro Totò 2012. Spettacolo che sarà in scena sugli spalti di Massimo Gerino, credo nei primi di settembre, per correggimi. Intanto alle mie spalle vedete tutto il manifesto di questa quarta edizione. Avranno il piacere di essere all'interno di un cartellone che annovera luoghi di primissima grandezza, il panorama del teatro campano in italiano. La compagnia che vince quest'anno è la compagnia Quadrifoglio! Un applauso a noi! Amici, abbiamo finito con Fiorelli, che si tira sul centro d'arco, Fiorelli approfitta per il nostro lato. Rapidamente, visto che sono già le 11:15, tutti uno per uno. Certamente, sì, chiaramente se non ci fosse stata la compattezza di questa compagnia, il lavoro sicuramente non sarebbe stato notato. E quindi non posso fare altro che ringraziarli tutti, presentarli uno per uno e ringraziare la giuria che ci ha voluto onorare. Bene, vi voglio presentare rapidamente, sperando che l'emozione non mi tradisca con la memoria. Abbiamo Gennaro Della Corte, Anna Palla, Silvia Spina, Carmine Esposta, Elena Eradi, Gaetano Amato, Carla Amato, Onofrio Iastro, il suo nome Nunzio, si chiama sempre Nunzio, Nunzio Palmese, è l'emozione, non è la risposta, la nostra Emanuela Toscano, Caterina Giacometti, Rosaria D'Avella, il nostro scenografo Franco Durante, e la sapiente regia di Angelo Iozzi. Grazie. A voi. Allora, la signora che mi ha consegnato, facciamo
Centropalco perfetto, consegna un milione di auguri. Le spendesse a conclusione di questa manifestazione augurandoci di vedere qua tutte queste compagnie il prossimo anno che danno ritorno. Prego. È bello vedere l'allegria, la gioia, la felicità del teatro, perché il teatro, la felicità, aiuta a vivere meglio e poi qualche volta diventa anche una professione. Per loro è brio, allegria, è felicità, è voglia di vivere, è dimenticare i problemi. Per qualcuno di loro ancora può diventare un mestiere. Io faccio in bocca al lupo a tutti quelli che hanno partecipato al Festival Amatoriale, ma soprattutto alla compagnia che quest'anno ha vinto. Vi do appuntamento al Massimo Giorino e che si sfidano in un quartiere straordinariamente bello e successivo. Quindi ci vediamo a settembre al Massimo Giorino. A tutti gli altri, all'anno prossimo. Grazie, buonanotte.